In questi giorni ho seguito il dibattito che è nato intorno alla sperimentazione del plasma iperimmune presso una struttura sanitaria in Lombardia. Una vicenda che, come al solito, è stata presa a pretesto per fare tutto un altro tipo di operazione, che va oltre la ricerca scientifica e che entra nel mondo vasto e sterminato delle teorie del complotto. Non c'è sempre un complotto dietro, a volte serve e basta del buon senso per capire come stanno le cose. Qui ho preso il comunicato stampa dell'azienda sanitaria di Mantova del 5 maggio 2020 che spiega la ricerca scientifica del plasma in relazione al Covid. L'azienda sanitaria di Mantova ha aderito al progetto per l'utilizzo del plasma iperimmune in collaborazione con il Policlinico San Matteo di Pavia. Il report definitivo verrà sottoposto alla comunità scientifica. L'azienda spiega che non c'è stato però alcun accesso alla struttura da parte del nucleo antisofisticazione dei carabinieri. La terapia con il plasma, continua la nota, non è una cura miracolosa, ma uno strumento che insieme ad altri potrà consentirci di affrontare nel modo migliore questa epidemia. Mettere in contrapposizione vaccino, test sierologici o virologici, plasma, terapie farmacologiche o terapie di supporto è insensato, poiché dobbiamo disporre di tutte le armi possibili per far fronte alla minaccia devastante rappresentata dal coronavirus. Ecco una nota che chiarisce il quadro in cui si sta facendo questa sperimentazione scientifica. Ma c'è un elemento che ricorre sempre e che è alla base delle migliori teorie del complotto, e che è la storia del perdente, che viene spiegata molto bene in questo libro che si chiama Menti sospettose. In questo volume l'autore spiega il quadro, il meccanismo psicologico che ci porta a credere alle teorie del complotto. Leggo alcuni messaggi, alcuni passaggi. Le migliori teorie del complotto presentano tutti gli armamentari della classica storia del perdente. Cioè, in buona sostanza, vogliamo vedere i vincenti abbassare la cresta. Davide sfida Golia perché il gigante sta minacciando il suo paese. Oppure i cattivi di James Bond rappresentano una minaccia per l'Inghilterra. Secondo le teorie del complotto, il complotto è una minaccia per la libertà, l'indipendenza e il benessere di tutta l'umanità. Ci sono eroi coraggiosi che sfidano le frontiere della scienza, combattendo con abnegazione un nemico potente e sinistro in nome di un'opinione pubblica ignara. Ecco, tanti spunti di riflessione, soprattutto seletti alla luce attuale dei fatti. Nei commenti, nella descrizione di questo video, metterò i link per approfondire queste tematiche. Grazie per aver visto questo video.